Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: la bellissima Clizia Incorvaia ha deciso di cambiare look. Lo scatto della sua trasformazione ha fatto il giro del web, ed ha sollevato qualche perplessità. Nonostante fosse sexy e bellissima, ha conquistato milioni di followers che non hanno potuto fare a meno di lasciarle dei like e dei commenti di apprezzamento. La neomamma di Gabriele, nato dall'amore con Paolo Chavarro, è in perfetta forma, biondissima e abbronzata, ha lasciato tutti di stucco. Clizia Incorvaia cambia look, chioma lunga e riccia, ma qualcuno la preferiva prima. Clizia Incorvaia è una delle influencer più amate degli ultimi tempi. Sta vivendo un momento magico, nella sua vita tutto procede a gonfie vele. La storia d'amore con Paolo Chavarro è tra le più belle mai raccontate, di protagonisti sono proprio loro. Da pochi mesi l'influencer ha dato alla luce il suo Gabriele, nato proprio dalla relazione con il figlio di Eleonora, Giorgi. Il loro rapporto è forte e stabile ed insieme sono felici ed appagati, e condividono parte della loro quotidianità con i milioni di followers che li seguono su social. Proprio di recente, la bellissima Clizia ha postato uno scatto che la ritrae in forma splendida. Il suo cambio look non è passato inosservato, eccola bellissima con una lunga chioma mossa. I commenti di gradimento sono stati tantissimi, anche se qualche utente le ha scritto di preferirla prima. Paolo Chavarro e Clizia Incorvaia, un amore grande e forte. I due neogenitori del piccolo Gabriele stanno vivendo un momento magico. Clizia ha una figlia di nome Nina, nata dalla sua relazione passata. Riguardo al secondogenito ha detto nel corso di una intervista rilasciata per Verissimo, è un nuovo inizio. Come sai ho una figlia femmina, Nina. Con un maschio è tutta una scoperta, mi sento la sua fidanzata. Ha un bell'impeto, alla mia parte sicula. Paolo ha invece dichiarato, sto vivendo la paternità alla grande, ma è anche doloroso, perché ogni volta che esco di casa mi manca da morire. Adesso che sono a Milano, mi manca. Lo sento lontano da noi. Non pensavo che si potesse provare un amore così grande. Una felicità, una gioia così immensa. Non credevo fosse possibile. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.